Benvenuti ragazzi a un'altra single pill che sinceramente sto pensando di chiamarle un po' sullo stile di Matrix, Red Pill o Blue Pill. Comunque per il nostro canale Grappinsol Gaming, io e lo Zio Rex avevamo deciso anche di uppare alcuni micro video delle piccole pillole, giustamente, di giochi che noi giochiamo qui che ci piacciono, che non possono essere giocati in co-op e quindi mostrarveli magari facendo una piccola recensione o consigliarveli o meno. Dunque, oggi è il turno di Deadly Premonition The Director's Cut, gioco uscito su Steam pochissimo tempo fa, tra l'altro, ad opera di Rising Star, ma anche detto Rising Star, naturalmente. gioco pseudo-horror, diciamo abbastanza horror, ma avventura in terza persona sullo stile un po' di altri giochi blasonati del genere, come Resident Evil ad esempio. E il gioco nasce, ha visto i natali, principalmente su console dell'ultima generazione, fino all'altro ieri in sostanza erano next gen, però adesso sono uscite PS4 ed Xbox One, quindi in sostanza PlayStation 3 e 360 sono alla stregua dell'Atari 2006. Uscito su queste due console poco tempo fa, poi hanno visto un'altra versione reincarnata appositamente creata per gli store digitali, in questo caso come PlayStation Network e Xbox Live, chiamata per l'appunto The Director's Cut. A sorpresa, Rising Star hanno pubblicato la versione per PC, che è una cosa, vi giuro, orrenda. Nel senso che non hanno ottimizzato minimamente il gioco, hanno preso il gioco per quello che era su console e l'hanno praticamente portato su PC. Quindi risoluzione bloccata a 720p, graficamente è imbarazzante, sembra una PlayStation 2, ma anche se la PlayStation 2 onestamente ha fatto di meglio, per fortuna è venuto in nostro aiuto il signor Durante, che sarebbe anche quell'omino simpaticissimo che è andato a sistemare anche Dark Souls, altro porting abbastanza infelice che poi fortunatamente è migliorato con le patch, ma non hanno mai risolto definitivamente il problema. E quindi in sostanza hanno migliorato il gioco di parecchio. Dunque, io sono già parecchio avanti. Adesso vi faccio, ecco qui, questa piccola. La traduzione italiana è decente. Alcune volte ci sono dei termini e dei verbi un po' messi così a cavolo. Sembra che quando hanno tradotto hanno lanciato i dadi. Avete presente quei questionari dove ci sono le righette? L'altro giorno proprio con lo Zio Rex ci divertivamo a farne uno in inglese. Ci sono le righette dove tu poi devi compilare i termini. È un po' la stessa cosa. Dunque sono abbastanza avanti nel gioco perché effettivamente si lascia giocare, è piacevole, non è male. E sono, diciamo, non propriissimo avanti. Dunque, vi faccio un piccolo riassunto. Sono arrivato in questa città, mi sono cappottato con la macchina, sono uscito fuori dal bosco. Al bosco mi hanno portato alla stazione di polizia, mi hanno dato una stanza d'hotel e in sostanza mi hanno detto che posso fare le mie investigazioni in santa pace, perché ci sono stati degli omicidi un po' strani in questa ridente cittadina. Praticamente una di quelle cittadine che costeggiano il lago americane, pochissime anime. Questa cittadina era una cittadina di minatori, ci sono diverse fabbriche, infatti. Io dovrei esserne in una dove tagliano il legno in questo momento, quindi no, in una legnameria enorme. Si può dire legnameria, falegnameria probabilmente, legnameria, va bene. E dopo aver visto la persona che è stata uccisa, per il quale l'FBI mi ha contattato e mi ha mandato qui, ho preso in mano ufficialmente il caso perché la persona, a quanto ho capito io nel gioco, ha dei tratti, nella sua morte, ha dei tratti tipici di altri, omicidi, sono già successi. Adesso io sono in questa falegnameria. La versione che vedete è un po' alla Silent Hill, nel senso che c'è questo Dark World che entra al momento che voi visitate un luogo
che è infestato, che comunque vi fa capire che siete sulle tracce dell'assassino, in sostanza. State per scoprire qualcosa di grave, ecco, in sostanza. Questo è quello che sto capendo io, eh. Con il tasto. Allora, io sto giocando con il controller, quindi, che è ufficialmente supportato, controller Xbox 360. Con il tasto X accendete e spegnete la luce. Poi vedete, ci sono queste cose del tipo: il telefono generalmente si usa per salvare il gioco. Stavo andando per terra dalla sedia. Però si usa anche per altre cose. Un po' alla. Un po' da film dell'orrore, insomma, si risponde al telefono, vediamo. Sentono dei rumori strani. Oh, ti vedo, perfetto. Quindi abbiamo qualcuno alla porta, suppongo. Forse l'assassino che stiamo rincorrendo. Eh sì, c'è quello lì con il trench rosso. Che sta lì. Adesso io sbircio. Osservo, no, sbirciamo. Vediamo un po' chi c'è. È il postino. Ma va, signor postino, va che non ho ordinato niente, veramente. Ma non si arrabbi, signor postino, le apro subito. No, suppongo. Cos'è che devo fare adesso? Ah, devo nascondermi. Perfetto, nascondiamoci. So, il primo nascondiglio che ho preso, speriamo che non mi uccida. Nel frattempo, carino questo fatto che distrugge la porta ad accettate. Osserviamo, non posso partire, non so dove dovrei andare per partire. Allora, dicevamo, il gioco, nel frattempo che questo tizio faccia quello che deve fare, il gioco parte con. Adesso sta funzionando con il DP Fix, ossia questo fix che voi potete trovare su blog puto, punto, puto. Dio santo. blog.metaclassofnil.net o .com, adesso non ricordo, vi metterò il link nella descrizione. Dove potete abilitare diverse cose. Innanzitutto la risoluzione, il frame rate, ambient occlusion, anti-aliasing e tanti altri filtri grafici. Quindi quello che state vedendo adesso non è il gioco come appare quando lo scaricate da Steam. Questa è, diciamo, la versione uber potente. Scelta, oddio, scelta dei personaggi, un po' la caratterizzazione lascia un po' a desiderare, onestamente. Cioè, il gioco parte bene, ha delle tematiche molto, molto scure. Sì, c'è questo assassino, però insomma non è che uno si aspetta un assassino con un trench rosso, un'accetta enorme che fa fatica a portarsela dietro. Il personaggio principale si chiama York, anche se lui si fa chiamare, cioè Francis York, eccetera, lui si fa chiamare York da tutti. È un pazzo perché parla da solo con un amico immaginario, sarebbe Zack, che poi Zack sareste voi, il giocatore, in sostanza. Tratteniamo il fiato. Ah, sì, dunque, il trattenere il fiato viene spiegato nelle prime sessioni di gioco. Io l'ho detto, non sono molto in là. E tutte le bestie dell'altro mondo, quindi a questo punto credo anche l'assassino, non vi sente, non vi vede se voi trattenete il fiato. In sostanza, se siete accucciati. Cosa ha fatto? Un rutto enorme. Accetta. Che carino. Oh, che spettacolo. Mossa è fortissimo. Veramente, io non so che cosa ha addosso. Tipo un pomodoro che è un San Marzano. Dunque, quindi trattenendo il fiato. Ah, adesso posso uscire. Carina sta cosa. Trattenendo il fiato. Vediamo se posso salvare questa cosa qui perché non vorrei rifarla. Sì, forse sì. E telefonate, salvate. In questo caso lui si sta rivolgendo a voi. Vediamo se è il caso di mettere un'arma. Con la croce direzionale seleziona le armi. Mettiamo questo. Sì, con LB. In sostanza voi con il trigger destro, l'RT, camminate accucciati. Con l'altro correte. Qua non si va. Questo posso prenderlo? No, non entra né nell'inventario né nella borsa. Va bene. Questa? Credo di sì, perché io di qua non. No, qui è da dove sono venuto l'ultima volta. Infatti c'è una cassa rotta. E quindi è stata chiusa, perfetto.
Grandissimo lavoro, tra l'altro, fatto da Durante, perché c'è questa ambient occlusion. Vedete le ombre sulla giacchetta di York? Insomma, è carino, non è male. Solamente che il gioco è veramente imbarazzante. Sembra veramente un gioco della PlayStation 2. Probabilmente anche il Dreamcast avrebbe fatto meglio di questo. L'Anti-Aliasing utilizza l'SMA, anche detto SMA, che non è un supermercato. Proviamo, eh. Eccolo! Minchia, che brutto. Ah, dobbiamo. Ok, sì, poi ci sono queste sessioni. Già l'altra volta era successo. Ci sono queste sessioni, diciamo, quick events, chiamiamoli così, dove voi dovete scappare dall'assassino oppure combatterlo. In entrambi i casi non si sa bene. Sentite un po' York quando si lamenta che sembra che soffre di diarrea, di attacchi di coliche. Ah, lui mi ha distrutto la cassetta, grazie. Che cosa l'abbia spinto a fare non lo so. Adesso. Ok, mi ha distrutto anche quest'altro. Ma sei carino veramente, grazie. Mi risparmio un sacco di fatica. Notare come la scelta di design è abbastanza. Mi sto distruggendo un polso. È abbastanza discutibile, nel senso che per spostare una cassetta ci mette veramente 14 giorni. Per scavallare un pezzettino di cemento di muro ce ne mette 20. Io intanto mi sto distruggendo i polsi. Ah, non gliela faccio più. Cambiamo mano. Oddio, mi ha preso. Cos'è che devo fare adesso? Mi uccide, mi uccide, mi uccide. Ah no, posso scappare forse? Sì, posso scappare. Ok, corriamo, 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 corriamo. Il problema è che ho cambiato mano, quindi non arrivo ai pulsanti. Dovrei essere una sorta di polipo, ma non ce la fo. Apriamo. Dai, York, su. Che ti guardi all'altra parte che ci sono le grate. Vedi, lui apre a calcio, io ci ho messo 2 giorni per aprirlo. Dai. Vabbè, su. Ha dei controlli un po' atroci, onestamente. Lasciano un po' a desiderare. Allora, continuiamo a correre. Non ce la faccio. Forse sì, forse no. Corriamo, corriamo, corriamo. Sto distruggendo un pad. Oh, forse. Wow. Quindi l'accetta in sostanza ha preso la porta che si apriva. È stato abbastanza emozionante, un po' alla Resident Evil. Qui ci sono tutto bloccato. Dov'è che vado adesso? Allora, mettiamoci il mitra. E poi ci sono, vedete, io mi abbasso e loro non mi sentono. Ok, sparati in testa e risolvete il problema, eh? Allora, andiamo avanti nella fabbrica. Io non ricordo neanche che cosa sto facendo, onestamente. Questo cos'è? Ah, c'è il telefono, salviamo. Un'altra sessione come quella non esiste proprio. Salvare sì. Ok. Qui abbiamo un lecca lecca. Lo mandiamo nella cassetta degli attrezzi. Mai piaciuti lecca lecca, tra l'altro. Non sono mai stato un bimbo di quelli che cui piacevano le lecca lecca. Andiamo su. Mi dispiace che vi sto facendo vedere. Cioè, ho iniziato a fare il video. Ah, andiamo giù. A fare il video con il gioco già iniziato. Quindi non vi siete persi molto. Il gioco parte molto, molto lentamente. Sono veramente alla seconda, terza missione. C'è la parte dell'ospedale che è interessante, stile Silent Hill, ma non diventa interessante quanto Silent Hill. Rimane abbastanza moderno come in tutti gli ospedali americani. Cioè, si fa l'autopsia alla persona. Autopsia molto, molto, ma molto leggera, diciamo così, eh. Sta per accadere qualcosa, probabilmente. Eh sì, sempre lui. Gagliardissimo. Ce l'ha con me questa volta. Musica tipicamente horror.
Grande. 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 Ho dei riflessi che sono pari a un caprone. No, non ce l'ho fatta. Indagine non riuscita. Ci riproviamo. Continua. Carino questo. Sì, dicevo la traduzione, nel senso che ci sono. Chiama le pistole come fucili. Per il gioco le pistole sono fucili. Sì, abbiamo sempre il. Questo che ha due lampadine al neon agli occhi. Ok. Dunque. Ok. Non credo che i tasti siano gli stessi, no, credo di sì invece. Teoricamente adesso io con B dovrei salvarmi, sì. Quindi dovrei utilizzare una pistola adesso per ucciderlo, una cosa del genere. Ah, posso attaccarlo? Con che cosa? Ah! L'ho mandato su. Ma dai, che assurda sta cosa. Addio. Sì. Ho un brandello di. Oh, che gagliarda questa cosa. Adesso posso rivedere tutti gli indizi. Eccolo qui. Qui da dove è stata uccisa la precedente assassina. Adesso sto ricollezionando i miei pensieri. Identikit psicologico, via. Dunque l'hanno legata. Non ci fanno qualcosa. Ah, gagliarda. Boh, non ci sto capendo molto. Prova a scappare. Ah, perde l'unghia. Ah, qui perde l'unghia. Provare a scappare. Quindi suppongo. La uccide. Bene. Adesso, cioè, si suppone che l'assassino praticamente squarti le vittime ancora vive. Quanto ho capito io. Sorride. Ah, ok. Credo che si stia chiudendo questa missione. Suppongo. Ah, il lecca-lecca di prima. Oh, il donut! Fantastico. Questa è la fabbrica che vi dicevo. Carina questa grafica dell'epoca del Nintendo. Le ombre sono buone però, eh. Sono rimaste a piedi? Cassetta, sì, poi ci sono questi caricamenti assurdi, manco fosse Crisis. Ecco qui, adesso si scoprono nelle notti di pioggia apparirebbe un assassino impermeabile. Effettivamente, un assassino spietato dell'impermeabile rosso fiammante. Effettivamente, è solo una stupida superstizione, una storietta inventata. È mica tanto, brutto panzone baffotto che non sei altro. Se questo è un paese tradizionalista, mi spiegate chi è che mi ha rincorso per buoni 15 minuti della mia vita? Oh, Grand Theft Auto? No? Ecco qui. Person with the upside down peace mark in that photo we found.
these are Tim. Ecco. And what makes you so sure about that? Zack and I saw him kill Anna in the lumber mill. Zack sarei io. Right in there. Oh, one thing. Please don't ask me about Zack. That's a private matter. Ecco. Anyway, by showing me your bags, we can clear up most of my concerns about you. Isn't that for the best? You do want to remove yourselves from the suspect list. It will make things a lot easier. This is insane. Your methods are rude, insulting, and out of the question. And Emily is a female officer. Forcing her to show you her back is harassment. I don't care if you are FBI or not. You are out of line. Mm-hmm. George, it's okay. Let's just La diva vuole spogliarsi. Ecco, flash our backs non è proprio tradotto così ci voltiamo. Vero bella agente York. Vuoi farmi una perquisizione primata? Intanto mi fumo una sigaretta. Ah, poi tra l'altro fuma come un bastardone, ragazzi. Fuma tantissimo. Ecco, vabbè, non era così difficile, no? Rimasta a reggiseno, dai. Purtroppo la grafica orrenda del gioco non mi fa apprezzare nulla. Ecco. No. Invece lo farò e come? Dai, Kiko! Questa parte insieme. Che fisicaccio! George è pieno di. Graf, classico. No, assolutamente. Just like Zack. We understand that. Anyway, this will make things a lot easier from now on. Certo. I'm glad to say you're both pretty much off the hook. Ottimo, meglio così, no? Thank you for your cooperation. Ah, buona sta sigaretta. Oh, ma che co, ma che te stai a fumare? Certo. Per quanto riguarda la colonna sonora, il gioco ha del buono score, che non è una parolaccia. No, non ho idea di cosa dobbiamo fare. Oh, Gesù. I'll arrange to have as many as possible gather in the community center tomorrow. Thank you, George. Grazie, George, sei fantastico. Anche lei è fantastica. Che devi fare? Eccezionale. Dunque, dicevo, il gioco è decente per quanto riguarda l'aspetto musicale. Alcune canzoni sono veramente gagliarde, o quantomeno sono corrette, sono giuste, e altre no. Dunque, questo era Deadly Premonition, ragazzi. Ve lo consiglio. Boh, non lo so. Allora, sono le prime 2 ore di gioco a cui ho giocato io. No, veramente 3 ore e 24. Avevo detto un paio d'ore, ma occhio e croce. Il gioco funziona a giorni. Ha proprio il tempo che passa dal giorno alla notte. Quindi sono alcuni negozi che sono aperti di giorno, la notte giustamente non sono aperti. Quindi ha questo trascorrere del tempo virtuale. La mappa è bella grande. Non so se posso farvela vedere, perché onestamente non so. 1430 dollari di stipendio, un agente dell'FBI, praticamente la fame, c'è la crisi, c'è Thomas che sì, perfetto, ok. Ah, Thomas, tra l'altro è interessante questo gioco notare una cosa, e ci sono anche personaggi omosessuali. Thomas ad esempio è un personaggio omosessuale. Dalle 17 alle 20, quindi vi hanno dato un appuntamento. Credo che era 17 alle 20, non ci ho visto molto. E che carino che è, veramente. Dovrebbero chiamarlo Luisa. Carinissimo.
Quindi questo era Deadly Premonition. Niente, era Deadly Premonition. Cosa dirvi poi? Niente, comprarlo o non comprarlo? Su Steam probabilmente non costa tantissimo. Come diciamo sempre io e lo zio, potete al limite verificare su allkeyshop.com se è possibile trovare una chiave a pochissimo prezzo. C'è un lampo e mi sono vestito un po' alla Superman, piove. Ho questo bellissimo impermeabile. Dunque, è apparsa anche una cosa viola, va bene. Prenderlo o meno, è un gioco horror un po' che non si prende sicuramente sul serio. Ha tante queste meccaniche carine, cioè del fatto che passano il giorno, gli orari, la mappa è enorme, ci sono varie posizioni sulla mappa abbastanza grandi. Quindi direi che è fattibile la cosa. Perché effettivamente offre qualcosina in più a confronto agli altri giochi horror. Se lo prendete e avete un buon hardware sotto, ma penso il gioco gira praticamente un po' su tutto, se avete un buon hardware sotto vi consiglio proprio di andare a scaricarvi il DPFix di Durante su blog.metaclassofneil.netto.com, non ricordo, adesso lo controllerò. Veramente un fix leggero da mettere nella cartella del programma. Spero vi siate divertiti, vi aspettiamo per un altro video, commentate, subate, scrivete, fate un po' quello che volete. Con lo zio continueremo le nostre sessioni coop. E grazie di tutto, ragazzi, e vi auguro di vedervi presto. Grazie, ciao!